Ed ecco l'occorrente per i nostri alberelli di cartoncino riciclato. Una pistola per colla a caldo con relativa stecca. Un paio di forbici. Dell'acrilico del colore che volete, i miei alberelli saranno bianchi, quindi ho l'acrilico bianco, un goccino d'acqua, del glitter bianco e delle confezioni di merendine da recuperare. Io ho qui queste, potete usare anche le confezioni del riso o dei cornflakes, tutte quelle che al loro interno presentano questo cartoncino di questo colore tipico qui, color Bristol. Insomma, cominciamo subito. Come prima cosa, dalle confezioni ricavo una superficie abbastanza ampia per fare un cono, quindi prendo la base intera. Con un po' di pazienza scelgo l'altezza del cono che voglio fare, ok, e con la colla a caldo fisso la parte retrostante. Così io voglio che il mio alberello sia alto più o meno così e taglio a questa altezza. A questo punto prendiamo l'altra confezione di brioscine, di merendine, tagliamo delle strisce di cartoncino più o meno tutte della stessa altezza. Presa la striscia di cartoncino, la rifilo per bene, comincio a fare tante frangine una accanto all'altra. Adesso con le forbici, sempre con le forbici, facciamo in modo che la frangina si rivolga verso l'esterno. Ci basterà passare così sulla parte marrone, voilà, e automaticamente la frangina sarà più rivolta all'esterno. Poi con le dita semplicemente, voilà, con la colla a caldo posiamo un pochino scegliamo un punto. Voilà, e facciamolo aderire prima solamente in un punto. Dopo che è adeso nel punto che abbiamo scelto, giriamo tutto attorno. Se la frangina non dovesse bastarci, niente paura, ritagliamo un altro pochino e automaticamente congiungiamo le due parti. Facciamo adesso la seconda balza proprio sopra questa, nella stessa identica maniera. Con un cartoncino disegniamo la stella e ritagliamola. Con un pennellino da poco conto ripasso con l'acrilico bianco tutta la stellina da una parte e dall'altra. E poi, sempre con l'acrilico bianco, mentre la stellina asciuga, do qualche tocco così al mio alberello. Prendiamo il nostro glitter,
con un po' di colla, anche se ancora fresco il colore, sporco tutta la mia stellina e immergo la stellina nel glitter e tiro fuori e lascio asciugare perfettamente. Sempre col tubetto di colla vado passando così in maniera del tutto random sulle frangine del mio alberello. Potete farlo anche con la Vinavil, questa parte, e vado a spolverare il mio alberello di glitter e il glitter rimarrà attaccato lì dove ci sarà la bagnatura di colla. Se voglio posso anche ribagnare le punte con il colore e andarle a immergere direttamente nel glitter, anche così il glitter rimarrà attaccato al mio alberello. E adesso punto di colla e stella. Ed eccolo qua, bello e pronto il nostro alberello di cartoncino che fa davvero una bellissima figura. Adesso lo faccio asciugare ben bene in modo che il glitter riprenda tutta la sua potenza riflettente, specialmente sulla stella, e quindi vi lascio alle foto e io corro a lavarmi le mani. Buona preparazione al Natale a tutti e noi ci vediamo al prossimo video. Vi lascio alle foto, ciao, lasciate un pollice in su. To you and your kid, we wish you a Merry Christmas. And-